Buon pomeriggio stelline, qui a Torino c'è il diluvio universale con tanto di tromba d'aria e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che stanotte c'è stato vento e quindi ha cambiato proprio tutto, da sereno che era, nuvoloni, aria molto fresca, infatti avevo quasi freddo, ho dovuto chiudere tutto adesso e poi adesso vabbè, diluvio proprio, sta piovendo, facendo tempesta d'aria, pioggia, un disastro però. Ho chiuso tutto e domani mi rilaverò i vetri. Detto ciò, come state tesorine? Spero stiate tutte bene. Nala mi sta ovviamente sempre. Dove è andata? Eccola qua, parla appunto. Non so se. Vedete, mi sta sempre ai piedi. perché appunto non è tranquilla, giustamente. Ci sono cani che tremano, cani che abbaiano. Lei nulla di tutto questo, semplicemente sta vicinissima. A me o comunque a Ricky, a chi c'è in casa e di noi. E niente, io ho deciso di fare questo vlog tardissimo, me ne rendo conto, sono le 18, ma sono sola tutto il pomeriggio fino praticamente a domattina, perché Ricky arriva stasera tardissimo, io dormirò già. E stasera ci perdiamo Temptation Island, cioè nel senso lo guarderò da sola, solitamente lo guardiamo sempre insieme, ci divertiamo anche perché commentiamo, facciamo, chiacchieriamo e quindi è un buon momento nostro di coppia Temptation Island e niente, però ce lo riguarderemo insieme, noi abbiamo la fortuna di avere anche Infinity e quindi lì se non erro ci sono le puntate e quindi si possono rivedere. E detto ciò, appunto, volevo sfruttare questo pomeriggio, visto che sto finendo di pulire, ordinare, sistemare casa. Tra l'altro, oggi è il primo giorno in cui non ho Federico con me e mi manca già tantissimo. Appunto, è in vacanza con il papà, quindi mi manca da morire. Però vabbè, non ci pensiamo, se no poi mi rattristo, anche perché ieri ci ho messo un po' a smettere di, di piangere, perché poi quando ce l'ho sempre con me, ovviamente per una mamma, insomma, non è mai semplice, no? Sto sgranando gli occhi perché sta venendo veramente giù fortissimo e non vorrei si allagasse il balcone, cioè vedo veramente il lago. Controllerò la situazione. E quindi niente, io ora mi sbrigo e ci vediamo tra poco. Allora, fuori sta continuando a diluviare, Nala è qua accanto a me e le sto facendo le coccole per l'appunto per tranquillizzarla e non accenna a smettere, però sto sempre controllando la situazione balconi. E, allora, faccio una pausa dalle pulizie perché tanto ho quasi finito, volevo fare una piccola parentesi. Allora, io ultimamente sto notando tanta tanta maleducazione e non è una cosa che tollero sul mio canale, ok? Vedo veramente canali, io ci sono ovviamente come tutte voi, insomma, credo che anche voi seguiate diversi canali. Caspita che lampo, Dio. Ora farà, cioè, una cosa incredibile oggi. Cioè, proprio vibrano i vetri. Anch'io seguo ovviamente delle YouTubers, sicuramente molto più conosciute di me, perché io, ripeto, un canale piccolissimo e mi va benissimo così, perché non ho nessuna intenzione di comprarmi gli iscritti o queste cose qua, insomma, non fanno per me queste azioni. Mi piace YouTube, mi è sempre piaciuto, ovviamente c'è stato un periodo in cui l'ho fatto anche per il nulla, quindi come hobby e basta. È rimasto un hobby ovviamente, perché come avete visto sono passate 2 settimane e vlog non ne avete visti, perché se non mi va di vloggare io vlog non ne faccio. Nessuno mi obbliga a fare i video o qualsiasi altra cosa, ok? Mi dispiacerebbe molto che questa mia passione svanisse nel nulla per colpa di alcune di voi. Ovviamente mi riferisco solo ad alcune, perché sinceramente più passa il tempo,
Più mi passa la voglia di mostrarvi la mia vita, sinceramente, perché siete, e ovviamente, ripeto, non sentitevi prese in causa tutte, ovviamente è riferito a chi si sente preso in causa lo sa, e sicuramente non tutte, perché grazie a Dio il 90%, anche forse il 95% di voi siete fantastiche, dolcissime, gentili, siete sempre le prime a fare gli auguri per qualsiasi cosa, compleanno di Fede, mio, di Ricky, qualsiasi festività, siete sempre le prime a pensarmi sia privatamente che pubblicamente, quindi io di questo vi ringrazio di cuore. Però mi fa veramente schifo, ma non solo sul mio canale, ma in linea generale. Mi fa proprio schifo che la gente, nascondendosi ovviamente, perché ovviamente è comodo criticare, passare le giornate di queste persone che sono giornate inutili, fatte di niente, e non ci mettono neanche la faccia, perché criticano quando sicuramente loro sono le prime che sarebbero da criticare, perché chissà che vita hanno. Stanno lì tutto il giorno con la loro bella tastierina a scrivere merda e io mi sono rotta le scatole. Ecco, e questo è il fulmine a ciel sereno che conferma la teoria. Perché io trovo di una grandissima maleducazione e mi viene veramente da ridere, perché io quando leggo questi commenti, ragazze, la cosa triste è che queste persone credono di ferirmi, ma a me. Come può ferirmi una cosa scritta da una persona che uno non si vede manco che faccia ha e due che per me non è nessuno? Mi può ferire un'offesa fatta dal mio fidanzato, da mia madre, da mio padre, da mia nonna, da mia zia, perché sono persone che mi conoscono. Voi non mi conoscete. Forse mi possono un briciolino conoscere le tesorine affezionate da anni, ma non mi conoscete. Quindi le persone che scrivono offese pensando di attirare la mia attenzione non avranno assolutamente riscontro. Cioè, questo è veramente triste che i social network al giorno d'oggi sono veramente tempestati da quest'odio, da questo schifo. Io non capisco perché vi comportiate così. Non capisco, io non me lo sognerei mai, ma neanche nell'anticamera del mio cervello. Ma anche se vedo un video di una mia, come si dice, non una mia, una ragazza che ha un canale, no? E fa vedere un prodotto, o fa vedere, si fa un trucco. Non mi sognerei neanche per il, ma chissà che cosa mi può passare per la testa, neanche nella mia sfiga più grande, che sono zitella, sola, sfigata, povera, non me lo sognerei mai di andare lì a scriverle: scusa se te lo dico, ma con questo trucco stai malissimo. Scusa, ma lo pensavo, ma chi se ne frega di quello che pensi tu? Cioè, mi può interessare quello che pensa una follower, una ragazza che mi segue, perché ripeto, sono una ragazza come tante altre, il canale ve lo potete aprire anche voi e forse è il caso che ve lo apriate, perché trovo che le vostre vite siano così vuote, e ripeto, non mi riferisco a tutte voi, a chi si comporta di merda, le vostre vite sono così vuote che vi rimane soltanto il commentare in maniera marcia la vita di chi si prende questo spazio, questo tempo per realizzare un hobby, per svagarsi, per fare un vlog quando le va, per condividere con delle amiche, la propria vita. Ok? Semplicemente questo è intrattenimento. Non ti piace? Chiudi e cambi canale. Non che mi sfracassi le cosiddette. Cioè, ragazze, io non credo sinceramente che se vediate qualcuno da Sephora mentre fate shopping che si sta facendo un trucco a una cliente, andate lì e le diciate, perché la conoscenza è identica, ragazze. Conoscete me esattamente come conoscete una per strada e io non credo che voi andiate lì a dire: ah, scusa, se te lo dico, è il mio pensiero, ma sto trucco ti sta malissimo, eh. Per carità, io non credo che vi permettiate.
Solo che siete talmente codarde che siete solo brave a parlare dietro una tastiera senza far vedere che facce di merda avete. Scusatemi, eh. Cioè, è troppo comodo così, ragazze, troppo comodo. E fate attenzione, perché quando si sforano poi certi limiti, e non sto parlando del fatto che si dice che un trucco mi possa star male, perché ripeto, di qua mi entra, di là mi esce, se a me il trucco mi piace, io il trucco domani me lo rifaccio, che a voi piaccia o non piaccia. Però fate attenzione, perché prima o poi vi beccate delle denunce, andate nelle grane a fare così. Cioè, prendete il social network per il bello del social network, non che lo fate diventare un incubo. Cioè, io vedo veramente sotto i canali delle ragazze che seguo, poverine, cioè sono bombardate, bombardate, è uno schifo. Io non concepisco, non capisco. Ed è veramente triste, ripeto, lo trovo davvero molto triste. È davvero molto triste e io non mi permetterei mai di fare così. Sarò fatta diversa da certe persone. Tante di voi sono molto educate e molto gentili, ripeto, il 95% delle ragazze che mi guardano sono molto gentili e io vi ringrazio di cuore. Ovviamente tutto ciò è riferito a chi è cattivo, a chi ha della cattiveria dentro e l'unica cosa che gli rimane è sfogarla su una poverina che manco conoscono, che fa un video su YouTube, che sia io o mille altre, perché così ovunque, il mio ancora riceve poco. Ci sono canali che veramente, ragazze, ci sono dei commenti che da mettersi le mani nei capelli. Veramente. Si vanno a toccare addirittura i bambini. I bambini cosa ne possono? Andate a insultare i bambini. Ma io sono veramente. E vado fiera del fatto che mio figlio non ve lo faccio vedere più. Perché non si può. Non si può, assolutamente. Vi faccio ridere con le ultime che mi sono state dette, tipo che sto malissimo con un trucco, quando secondo me c'è modo e modo di dire le cose. Si può dire, guarda, ti preferisco con dei toni più caldi, tipo il marroncino, no? Scusa se te lo dico, è una cosa che penso. Ma ragazze, ma voi confondete la sincerità con la maleducazione? Cioè, sono due cose molto diverse. È diverso, non è proprio la stessa cosa. Forse siete un po' confuse, quelle che dicono scusa, ma lo penso. Ah, scusa se ti sei offesa, chi se ne frega. Vabbè, chi se ne frega. Esatto, a me non me ne frega niente di quello che pensa una persona che scrive così. Però già che tu lo dica, no? Fa capire che non ci stai molto con la testa. Io due problemi me li farei se scrivessi così a una che fa video su YouTube. Mi sentirei un po' la coscienza sporca perché dico, beh, potevo usare anche dei modi un po' più gentili, no? Visto che comunque è un essere umano, non mi ha fatto niente di male e sono su uno spazio suo, tra l'altro, perché sei sul mio canale, quindi un po' di rispetto per i contenuti che pubblico per tenerti compagnia, tra l'altro. Questa poi mi è stato detto, ah, ma non vai al mare? Scusa, ma perché non vai al mare? Che noia, sti vlog. Guardare, me lo paghi tu il viaggio al mare? Ma dico, ma il cervello, ma che commento è? Ma cioè, ma a me io vi giuro, ragazzi, io vi giuro, quando leggo certe cose, ma scoppio proprio a ridere, perché pensate di ferire, di offendere, cioè, ma non ha nessun senso. Ah, perché no? Ma scusa, ma al mare non vai? Ma che noia sti vlog? Io devo andare al mare per fare il vlog divertente. Fammi capire, i soldi me li dai tu. Cioè, ma la gente, no, ma veramente qua non ci siamo, non ci siamo proprio. Questo poi vabbè, adesso non me ne vengono in mente anche perché vi ripeto, non ricevo tanti. Non capisco perché non vai, non usi la macchina, perché andate in pullman. Ma saranno fattacci miei, ma se voglio andare col pullman, ma che problemi avete? Cioè, devo avere la macchina a tutti i costi. Sapete quanti soldi si risparmiano a non avere la macchina? Cioè, sono tutti i soldi che posso utilizzare per altro, ma poi comunque anche avessi la macchina e non volessi fare il vlog in macchina, ma vi devo dare spiegazioni. Ma la gente è troppo. Non prende il contenuto su YouTube per quello che è. Forza a mettere la lingua troppo ovunque. E questo è il fatto. Io non è difficile che commento un vlog di qualcuna. Se
se non in positivo, perché mi rendo conto che sono comunque in uno spazio di un'altra persona. E se devo commentare per dire: ah, ma tu mangi solo Burger King, ah, ma tu mangi solo schifezze, ah, ma che cazzo me ne frega, ragazze? Ma cosa me ne frega a me di sgridare o polemizzare su quello che mangia un'altra persona che non conosco, tra l'altro? Allora, finché si tratta di mia madre, mia sorella, posso dire: oh, mamma, dai, ma cosa mangi, se schifo? Perché le voglio bene, esempio, perché non è questo il caso. O mia sorella, o mia cugina, ma una persona che non conosco, che mette lì a disposizione un contenuto che sto guardando per intrattenermi e tenermi compagnia, devo ancora star lì a dirle: ah, ma tu mangi di merda, ah, ma tu qua... No, no, ragazze, cioè... No. Mi sto facendo sempre più furba, perché purtroppo lasciare tutto pubblico mi ha scocciato. Sinceramente non do più spazio a questa... Ovviamente che non rispondo più a queste provocazioni... È scontato, cioè l'ultima a cui ho risposto sarà due settimane fa. Basta, io blocco, elimino, e ovviamente se si arriva a punti esagerati, attenzione, perché senza avvisare vi arriva la polizia postale. Quindi vedete voi cosa volete fare, imparate l'educazione, che forse è ora, e mordetevi un po' la lingua, che forse è consiglio su tutti i canali, non solo sul mio, perché prima o poi metteranno una qualche protezione, come l'hanno messa anche su Instagram, che queste persone maleducate, tutte queste ingiurie, schifezze che scrivete, prima o poi vi si ritorceranno contro. È un consiglio personale. Poi ovviamente che a voi non piaccia il mio trucco, vi piaccia, sinceramente mi entra da un orecchio e mi esce dall'altro, perché ripeto, devo piacere a me, al massimo al mio compagno. Non devo piacere a voi, io vi condivido i miei momenti. Se con educazione volete scrivermi dei commenti costruttivi, ben venga. Tutto il resto di qua mi entra e di là mi esce, vi blocco e vi elimino, e non vi faccio neanche dar modo di far uscire il vostro commento schifoso, perché non merita, non merita neanche che venga visto il vostro nome. Quindi questo è quanto, io mi sono scocciata, sono buona e cara, ma l'educazione è la prima cosa nella vita, e tante di voi non ce l'hanno questa dote. Sotto un vlog mi è stato anche scritto: mi stai sul cazzo. Nel vlog ho ignorato, nel vlog successivo mi è stato scritto: con fede o senza fede mi stai sul cazzo. Cioè, ditemi voi se questa è una persona educata. È una poverina che non ha nient'altro da fare che stare dietro a un computer a scrivere cazzate sotto i vlog o sotto i video della gente. Quindi ovviamente anche lei è stata bloccata ed eliminata, e adios. Io d'ora in poi mi comporterò in questo modo, per non parlare del fatto che da un mesetto più o meno a questa parte ho deciso di, con tutte le motivazioni del mondo, visto che sono stata combattuta se cancellare il mio profilo Facebook privato, non quello di Unique che avevo, o tenerlo e togliere per motivi miei personali le persone che all'inizio, forse già da ormai anni, avevo aggiunto su Facebook, nel mio privato, ho deciso, e ne ho tutti i diritti, perché io non credo che se una persona si sente in privato e non abbia più l'amicizia su Facebook sia una tragedia, ok? Io posso avere tutti i diritti di scegliere se mantenere privato un mio profilo Facebook dove ci sono contenuti più personali, più riguardanti la mia vita privata, e lì non ho più piacere e ho tutte le motivazioni per prendere questa scelta senza offendere nessuno, perché non ce n'è nessun motivo di offendersi, se non a questo punto l'ignoranza di non capire che uno vuole avere più privacy. Quindi ho tolto dal mio Facebook privato quelle poche persone, perché ne avrò avute a dir tanto 3 o 4, forse massimo 5, che mi seguivano anche sul canale, sul mio Facebook privato. Ho deciso di toglierle, perché comunque uno non ci si sente mai, non c'è un'amicizia, perché non ci si parla mai con queste 4 o 5, quindi sono semplici ragazze che mi seguono su YouTube,
con cui c'è un saluto ogni 6 mesi su WhatsApp. Tra l'altro, una di queste persone che avevo su Facebook, se dobbiamo dirla tutta, visto che si è offesa perché io l'ho tolta dal mio Facebook privato. Se dobbiamo dirla tutta, è anche molto discutibile la maniera in cui mi chiamò anni fa, visto che ero in un supermercato col mio ex marito, quindi pensate quanti anni fa. Lei mi chiamò dicendomi: "Ciao Roberta, scusa, ho preso il tuo numero da un video in cui si vedeva il tuo numero, non so in che video, dove l'abbia beccato il suo numero." Io di certo non gliel'ho dato, quindi già è abbastanza penoso il modo in cui mi ha chiamata, senza neanche il consenso di avere il mio numero. Ma vabbè, stendiamo un velo pietoso, quindi sinceramente che lei adesso si venga ad offendere perché io l'ho rimossa dal mio Facebook privato per motivi privati che ci sono, perché l'ho fatto per dei motivi miei personali, che non devo assolutamente giustificare né a lei né a chiunque altro, si è offesa. Vabbè, dopo che si è offesa, voglio dire, tanto è una persona che comunque non sento mai. Che mi seguiva, ah, allora tolgo l'iscrizione da YouTube, ah, allora tolgo tutto. Beh, brava, fai così. Cioè, ma la gente la testa non la usa, invece di capire i motivi, è solo buona ad offendersi e a sparare proprio cattiveria, senza rendersi conto che è magari la prima a essere in torto. E questo è il fatto, il brutto è che la gente non ragiona, non si rende più conto che sbaglia, è solo brava a puntare il dito, tu, pensi che io, non, la testa non si usa più, non va più di moda usare la testa e ragionare prima sulle cose, è più facile fare così, e allora fatelo. Fatelo, non mi interessa, soprattutto non mi interessa di persone che non conosco. Punto. Ho deciso che le mie cose private devono restare private e devono restare conosciute e pubbliche solo per le persone che conosco, quindi persone che vedo tutti i giorni, che sento, che vedo, familiari, parenti, amici qui a Torino. Non voglio gente sconosciuta sul mio profilo Facebook privato. Ne ho diritto? Sì, visto che ho anche una pagina dedicata al canale. Quindi se volete seguirmi, mi seguite sui profili pubblici come Instagram, la pagina, eccetera. Ho fatto l'errore di aggiungere anni e anni fa queste 4-5 persone. Ho cambiato idea. Ne ho tutti i diritti senza avere mille paranoie qua e tu pensi che io non penso niente. È una decisione mia e del mio compagno di volere un po' più di privacy anche sul privato. Punto. Quindi se non vi piace, pazienza. Cioè, ragazze. Purtroppo non si vive per accontentare gli altri, si vive per stare bene. E io voglio fare questo. Punto. Chiariamo anche il discorso Unique Avon, visto che ho bloccato anche un'altra che mi ha scritto: prima Unique, poi Avon e poi Unique, un po' di serietà. Probabilmente voi, chi scrive questo, ha bisogno di una YouTuber che finge. Ok? Quindi visto che su YouTube chi è se stesso non vi va bene, cambiate canale, perché il mio canale è un canale fatto di errori, di cambio di idee, di vita vera. Ok? Quindi se non vi piace, cambiate canale. Sono stufa di sti commenti insensati, perché io ho tutti i diritti di passare da Avon a Unique, a Unique, a Shogun, da Shogun a che cavolo ne so, qualsiasi altra cosa, Dress Planner, ce ne miliardi, ne ho provate milioni, le ho provate tutte, probabilmente proprio il network marketing non fa per me, ok? Allora, il fatto che io adesso sia a casa, abbia più possibilità magari di provare, vedere la strada più giusta, eccetera. Allora, se io volevo provare Avon e mi è stato detto che c'era uno shop online, che mi è stato spiegato in un modo che sembrava ci fosse anche il discorso un po' come Unique che si acquisa. Ma che problema c'è? Cioè, che problema c'è per voi se io un po' di serietà? Ma che serietà è serietà, ragazze? Io faccio quello che mi pare. Non sto ammazzando nessuno, eh? Non ho leso nessuno perché passo da Avon a Unique o da Unique a Avon. Se vi dà fastidio questa cosa, cliccate disiscrivi. Guardate, vi invito io. Chiunque di voi non è d'accordo o visto sul culo, qualsiasi
qualsiasi cosa, schiacciate disiscrivi. E sto parlando per dedicato questo a persone che mi conoscono, che non mi conoscono, che credono di essermi amiche e invece non sono amiche, perché le amiche si comportano da amiche, io amica ne ho una. Punto. Ok? Quindi fate cosa credete, disiscrivetevi a me, se io rimango con 5 iscritti, sono felice lo stesso. Va bene? Non me ne frega niente se vi disiscrivete, non mi fate un torto, perché a me non me ne importa di avere 500.000 iscritti. Ovvio, dovessero arrivare, non dico che mi fa schifo, ma non mi metto a piangere. Perché tanto per guadagnare su YouTube non servono gli iscritti, servono le visualizzazioni, se dobbiamo dirla tutta. Quindi non mi volete più guardare? Ma non mi guardate! Non campo di YouTube, ragazze! Non campo di YouTube. Quindi non mi volete guardare, vi sto sul culo. Guardate, fatemi il favore, non vi voglio sul mio canale. Se cambiate, andate. Ce ne sono tanti altri miliardi di milioni di canali YouTube più belli e divertenti dei miei, in cui si va al mare, montagna, si... Vai, andate. Ed è riferito questo, ripeto per la 300ª volta, alle persone maleducate. Tutto qua, sono stufa di ricevere questi commenti scemi che non hanno nessun senso. Io condivido con piacere la mia esperienza qui su YouTube, la mia vita, le mie piccole cose. Vedete quello che voglio farvi vedere, perché non vedete la mia giornata, no? Di 24 ore. Vedete un'ora, due? Pezzettini di momenti belli? Il rispetto, ragazzi, è la prima cosa. Se non c'è questo, il mondo va a scatafascio. Quindi è un peccato, veramente un peccato che ci siano gente così, persone così. Ragazze, io sono sempre una che cerca di chiudere un occhio per una cosa, per l'altra, ma sì, non ne vale la pena, però ora avevo proprio bisogno di dirvi cosa penso. Basta. D'ora in poi i commenti verranno controllati prima di essere pubblicati. E i commenti che contengono offese e maleducazione verranno bloccati e i provvedimenti vedrò se prenderli o meno in base a cosa scrivete. Quindi valutate voi se merita essere dei cafoni o no. Tutto qua. Ragazze, ricordatevi che dietro questi schermi ci sono delle persone, non dei pungiball, per sfogarvi delle vostre frustrazioni, perché le frustrazioni le abbiamo anche noi, dopo un po' ci rompiamo le palle, perché abbiamo già le nostre, ci mancano anche le vostre. Capite bene che dopo un po'. Poi chiariamo anche...